Ciao a tutti i bimbi, scoiattoli, ho una gran voglia di vedervi. Oggi parliamo di uno degli allenamenti che vi proponiamo io e Marco. Partiamo subito con gli esercizi, vi faccio vedere gli esercizi. Il primo esercizio è quello un po' più noioso ed è sulla difesa, lo facciamo per primo così ce lo scaviamo subito. Vi servono due seggiole o due coni o due qualsiasi cosa che può essere un punto fermo. Possibilmente ci sono diversi di colore, dopo capirete il perché. Vi mettete a metà esatta dei due ostacoli, piegati con le gambe in posizione di difesa, che sapete bene. E poi se avete un aiutante vi fate aiutare indicandovi da che parte dovete scivolare. Se vi indica la sedia bianca, fate degli scivolamenti, arrivate oltre la sedia bianca e ritornate esattamente al centro dove eravate prima. Se invece vi indica la sedia verde, scivolate e tornate in posizione. Una variante può essere che il vostro aiutante, invece che indicarvi uno dei due ostacoli, ve lo dice a voce. La variante successiva è che l'aiutante vi indica un ostacolo e voi dovete andare dall'altro. E la stessa cosa vale per la voce, cioè se vi dice sedia bianca, voi dovete andare nella sedia verde. Eseguite 10 scivolamenti, o da una parte o dall'altra, li contate e poi avete finito l'esercizio e potete passare alla variante successiva. Quindi il primo esercizio è, partendo dal centro, 10 scivolamenti con l'aiutante che vi indica da che parte andare. Il secondo esercizio, invece che indicarvi dove andare, ve lo dice a voce, dicendo o bianco o verde in questo caso. Il terzo esercizio invece o ve lo indica o ve lo dice a voce come volete voi, ma dovete fare dovete andare dalla parte opposta, cioè se vi dice bianco dovete andare nella sedia verde, verde e viceversa. E questo è il primo esercizio, 10 per ogni esercizio. Allora, secondo esercizio andiamo a lavorare sul passaggio e finalmente iniziamo a usare la nostra palla. La mia un po' si vede che l'ho usata da anni, la vostra spero sia un po' più nuova, ma funziona lo stesso. Vi mettete, e per tutti questi esercizi, se avete un aiutante è meglio, nel senso che anche questo esercizio io lo farò senza l'utilizzo di un aiutante, come vi ho fatto vedere per il primo esercizio. Se avete una sorella, una mamma che si presta, un papà voglioso di fare esercizi, coinvolgeteli e farete sicuramente meglio. Se non avete un aiutante, vi mettete di fronte al muro, come sono io, sempre con le gambe piegate, la palla qua davanti, e andate a fare 15 passaggi, stendendo le braccia e passando la palla contro il muro, dritta, forte, e la palla vi deve tornare sempre nelle mani, senza cadere a terra. Il passaggio deve arrivare più o meno di fronte a voi, in modo che il rimbalzo arrivi esattamente nelle vostre mani. 15 passaggi e l'esercizio è finito. Non li ho contati miei, ma devono essere 15. Dopo aver fatto questo esercizio, fate la variante successiva, che è molto semplice anche questa, ovvero sempre nella stessa posizione, piegati, due palleggi con la mano destra, passo la palla, due palleggi con la mano sinistra, passo la palla, due con la mano destra, passo la palla, due mano sinistra, passo la palla, due mano destra, alternando le mani, sempre 15 passaggi. E anche il secondo esercizio l'abbiamo spiegato. Esercizio, andiamo a lavorare sul palleggio, ed è l'unico esercizio dove vi serve una cosa speciale, ovvero delle bottiglie o di plastica o dei coni, qualsiasi ostacolo che possa essere di questa grandezza. Se avete delle bottiglie d'acqua piene, sono un po' pesanti per voi piccolini. Quindi, se dovete usare le bottiglie come questa grande da 1,5 litro, 2 litri, non piene, le svuotate oppure prendete quelle vuote e le riempite un pochino. Perché queste vedrete che per il lavoro che andiamo a fare sono un po' pesanti. Questo è un esercizio che non vi serve l'aiuto di nessun collaboratore, lo potete fare anche da soli. Vi mettete al centro, quando siete pronti palleggiando, iniziate ad andare verso uno degli ostacoli, lo prendete con le mani senza ribaltarlo, ma lo prendete con la mano, continuando a palleggiare con la mano destra e lo appoggiate a terra. Passate quello dopo, lo appoggiate quello dopo, lo
Latte sempre palleggiando senza mai interrompere il palleggio. Arrivati all'ultimo, tornate indietro, quindi sempre con la mano destra, senza cambiare mano come ho fatto io, tornate indietro e rialzate le bottiglie, prendete in mano continuando a palleggiare e le rialzate. E questo è il primo esercizio. Come variante, avete visto che io l'ho fatto tutto con la mano destra, la variante è usare la mano sinistra e fare la stessa identica cosa. Dopo averlo fatto anche con la mano sinistra, lo farete in questo modo. Partendo con la mano destra, andate a rovesciare una bottiglia, cambiate mano e la bottiglia dopo la andate a rovesciare con la mano sinistra. Cambio di mano e la rovescio, cambio mano. Ogni volta che andate a rovesciare o ad alzare una bottiglia, cambiate mano, ok? Cambio di mano e vado, ok? Per questo esercizio, più bottiglie avete a disposizione, più l'esercizio sarà difficile. Stessa cosa per come posizionate le bottiglie. Io ve le ho posizionate quasi tutte vicino, ok? Se voi avete un giardino molto grande, le potete spargere molto lontano l'uno dall'altro, così l'esercizio sarà sempre più difficile. Tre varianti anche per questo esercizio: la prima con la mano destra, le abbasso tutte e le rialzo; la seconda con la mano sinistra, abbasso e rialzo; terza, alternando le due mani ogni volta che abbasso o alzo una bottiglia. Ok, terzo esercizio finito. Esercizio. Usiamo finalmente il canestro. Andiamo a tirare a canestro. Vi mettete dalla parte destra del canestro e fate 10 canestri mirando contro il tabellone, come abbiamo sempre fatto ad allenamento. Qua non c'è il quadratino dove vi indico di solito lo spigolo alto, ma va mirato lo spigolo in alto a destra. 10 canestri vuol dire che se sbaglio prendo rimbalzo e correggo il tiro. Fino a quando non faccio canestro continuo a tirare. Se avete un aiutante potete farvi passare la palla da rimbalzo. Io vi consiglio invece di farlo da solo, così vi abituate anche in partita, se sbaglio, a correggere il tiro da solo. Dopo aver fatto 10 canestri dalla parte destra, vi spostate a sinistra e fate la stessa cosa, sempre mirando il tabellone. 10 canestri anche a sinistra. Questo è il quarto esercizio. Allora, quinto e ultimo esercizio, andiamo a lavorare sul terzo tempo. È da tanto che non sentirete parlare di terzo tempo, se non ve lo ricordate ve lo rifaccio vedere adesso senza problemi. Vi mettete sempre dalla parte destra del canestro, un po' più distanti. Inquadra la distanza più o meno dal canestro. Sempre dalla parte destra, i piedi sono paralleli e la palla in mano. Da questa posizione qua fate a destra un passo, primo passo col piede destro, secondo col piede sinistro, e saltate in alto per tirare. Quindi rifaccio vedere: palla in mano, piedi piegati sulle gambe, due passi, il primo col piede destro, secondo col sinistro, e salto in alto a tirare. Uno, due, e salto in alto, possibilmente facendo canestro. Quindi mettete da questo lato e fate 10 terzi tempi, 1, 2 e tiro. Se sbagliate, come ho fatto io prima, prendete il rimbalzo e correggete a canestro. 10 volte da destra e 10 volte vi spostate a sinistra per fare la stessa cosa. Vieni qua, che sia così semplice. Con la differenza che a sinistra il primo passo andrà fatto col piede sinistro e poi col piede destro. 10 da destra, 10 da sinistra. Dopo aver fatto questo, vi rimettete a destra, più indietro, e partendo in palleggio, raccogliete la palla e fate destro e sinistro e tirate. Ok? Ci aggiungiamo il palleggio. Io qui faccio fatica, ma anche a sinistra, palleggio con la mano sinistra, sinistro e destro, e tiro. E questo era l'ultimo esercizio, la prima variante senza palleggio, 10 tiri da destra
e 10 da sinistra in terzo tempo, la seconda col palleggio, 10 da destra e 10 da sinistra in palleggio terzo tempo. Il secondo allenamento è finito. Il vostro allenatore è un po' stanco, speriamo che vi stanchiate anche voi. E con questo vi mando un grande saluto, un abbraccio a voi e alle vostre famiglie, speriamo di rivederci presto a fare gli allenamenti come facevamo prima tutti assieme in palestra. Ciao a tutti ancora, un abbraccio.